nonostante la quarantena, Volley Zap non si ferma. Infatti continuiamo ad andare in giro per l'Italia a far visita ai protagonisti dei nostri campionati. Oggi a Volley Zap andiamo a Piacenza per far due chiacchiere insieme ad Alessandro Tondo. Scusate. Ciao Brogio, un saluto a te e a tutti i telespettatori di Volley Zap. Finisco la partita e arrivo. Diciamo che durante questa quarantena il tempo sembra quasi essersi fermato, comunque scorre molto lentamente. Cerchiamo di occuparlo appunto tra allenamenti, videoconferenze organizzati dalla squadra, la preparazione di alcune video lezioni per un corso per l'Accademia di Osteopatia di Busto Arsizio. Il tempo libero lo uso anche per il giardinaggio, la gestione delle mie piantine e poi per fortuna c'è comunque lei che mi tiene compagnia in tutto questo tempo e che non mi lascia mai solo, per fortuna, la PlayStation. Aia, no, scherzavo. L'ultima gag mi si è giocato pure la regista, quindi mi tocca fare da solo. Diciamo che più che i fondamentali, che comunque ne avrei da rubare, ruberei due caratteristiche di alcuni miei compagni. E in particolare a Dragan Stankovic ruberei la preveggenza, il riuscire ad anticipare sempre le intenzioni o le giocate dell'avversario. E a Fox Fay il riuscire a fare sempre la cosa giusta al momento giusto. L'interesse per le tematiche green è un qualcosa che mi ha da sempre appassionato, sin da quando ero piccolo. Una passione che però è diventata presto quasi un'ossessione. L'anno successivo alla laurea è stata la vera consacrazione. Lì ho iniziato a leggere, a informarmi, a fare queste piccole piantine, questo un piccolo assaggio di quello che riesco a portarmi dietro, con la particolarità che sono quasi tutte state fatte da nascere da seme o da talea. Quello che possiamo fare sono gesti piccoli e nel complesso saranno poi grandi, a partire da una raccolta differenziata fatta come si deve, fare una spesa consapevole, imparare a leggere l'etichetta, prendere prodotti biologici che fanno poco uso di pesticidi, insomma, cose piccole ma che insieme diventano grandi. Le prime tre cose che farò appena finita la quarantena saranno riabbracciare i miei nipotini, riabbracciare i miei genitori e andare al mare, senza pensarci un attimo. In realtà a scuola ho sempre avuto risultati discreti, in materia preferita ovviamente la biologia, ma poi in realtà anche un po' tutte le materie umanistiche, e no feeling ce l'avevo con le materie scientifiche e fisica in particolare. Apprezzo molto praticamente tutti i film di Leonardo DiCaprio, ovviamente, visto che è un promotore di moltissime campagne ambientalistiche. E mi piace molto la trilogia di Batman di Christopher Nolan. E serie TV, una sicuramente sopra tutte, che è Breaking Bad, imbattibile. Il mio difetto più grande, mi suggeriscono dalla regia, che sono rompiscatole. Non me lo spiego sinceramente, però come mi hanno fatto notare quest'anno il buon Matteo Pistolesi, mio compagno di squadra, il mio difetto più grande secondo me è che sono irascibile, ha ragione lui. Questo è un saggio delle mie qualità culinarie, chiaramente se è venuta male non lo aggiungiamo, ma penso si possa aggiungere.